Il Teramo divorzia unilateralmente da Luca Di Matteo e quella che si prospetta con ogni probabilità è una battaglia legale a colpi di carte per stabilire le date esatte dell'infortunio dell'esterno di difesa che evidentemente non ci sta ad essere tagliato. Tutto si gioca sulla tempistica di chiusura con l'INAIL della procedura relativa all'infortunio dello scorso ottobre, quando Di Matteo dopo pochi minuti nel match con la Paganese si lesionò le tendine d'Achille dovendo ricorrere ad un intervento complesso con tempi di recupero chiaramente molto lunghi. Solo che l'unica cosa che se mi lasciate la parola ancora 10 secondi, mi dispiace veramente del grave infortunio per Di Matteo, al quale dedichiamo tutti noi stessi affinché lui possa recuperare il più presto. Credo che la spinta migliore l'abbia data lo stesso lui nello spogliatoio finito il primo tempo, sul lettino, e era prodigo lo stesso nonostante il malessere, nonostante stesse male, era prodigo nell'incitare i ragazzi, e questa è stata una cosa che... A livello morale e umano contano parecchio. Peraltro a febbraio Di Matteo, dopo la convalescenza, si era rivisto al Bonolis per iniziare a riprendere confidenza con il terreno di gioco e cominciare a rimettersi in forma per quella che sarebbe dovuta essere la parte finale del torneo. Poi lo stop causa Covid ha fatto slittare tutto, ma come detto tutto si gioca adesso sulle date. Il Teramo, che lascerà andare anche Fiore alla naturale scadenza del contratto del 30 giugno, vorrebbe risparmiare l'ingaggio di Di Matteo in attesa di capire quali saranno gli scenari della ripresa del campionato, e quella di oggi in questo senso è una giornata decisiva. Di Matteo non dovrebbe essere convocato per il raduno di dopodomani, quando il diavolo si ritroverà dopo parecchio tempo per iniziare a svolgere i tamponi e tutto il percorso di controlli che permetterà alla squadra di riprendere la preparazione con allenamenti collettivi agli ordini di Cetteo Di Mascio. Parallelamente però la società potrebbe dover seguire un percorso con quello che potrebbe essere a brevissimo un ex tesserato. Il Teramo ritiene che l'entità dell'infortunio a livello di tempi sia tale per poter procedere alla risoluzione unilaterale. L'entourage del giocatore invece hanno tra le mani l'attestazione che la guarigione sia avvenuta a marzo, dunque all'interno di un range temporale che non permetterebbe il taglio. Ed ecco perché, oltre alle sfide sul campo in estate, per il diavolo potrebbero esserci dei match anche fuori dal rettangolo verde.